fatto di parlare di territorio e di, della necessità oramai inderogabile dell'integrazione sociosanitaria. Io quasi dieci anni fa ho fatto un master alla Cattolica dove per direzione di aziende sanitarie, e quindi mai a immaginare che oggi avrei occupato un posto del genere, uno dei temi cardini di quel master era l'integrazione sociosanitaria. Quindi 10 anni fa un master. Allora, perché io sono qui allora? È chiaro che è inevitabile l'integrazione. D'Amato stamattina ha parlato bene, ha chiarito bene la situazione economica di questa regione fin dal primo giorno in cui ci siamo insediati. I due miliardi fuori bilancio di debito che la regione ha trovato, ad oggi sono quasi tutti coperti, raggiunti, è vero con tagli, ma allo stesso tempo, diciamo così, coperti con politiche innovative. Poi veniamo anche alla questione delle case della salute, perché anche lì, come è stato detto, è una questione culturale. Il taglio, io quando mi sono insediata, mi dispiace che oggi i sindaci presenti sono pochissimi, c'è Sandro Bartolomeo, c'è Roberta Tinta, vice sindaco di Terracina, ma poi non so chi altra amministrazione comunale c'è. Mi dispiace per questo, mi dispiace profondamente, perché questa è la provincia che quando io sono entrata ha trovato il massimo della spesa non effettuata sui fondi che la regione ha erogato. Nei tre anni precedenti, un distretto di questa provincia non aveva speso 11 milioni che la regione aveva passato per le politiche sociali. E sapete che cosa significa? Che soprattutto sulle azioni 1 dei piani di zona, cioè sui fondi per la non autosufficienza, quei soldi non sono stati spesi. E io su questo mi ci arrabbio. Fondi per la non autosufficienza, a livello nazionale su questi argomenti siamo avanti. I fondi per la non autosufficienza stanno passando a fondi strutturali, cioè vale a dire fondi che dovranno garantire livelli essenziali di prestazione. E se i distretti non spendono quei soldi, che andiamo a garantire noi? Come se fossero i LIVEAS, cioè diventeranno LIVEAS, i LEA del sociale. Ma è chiaro che questi si devono integrare con la sanità. Noi a livello nazionale, nella commissione, io coordino la commissione politiche sociali nello Stato-Regioni, insieme al collega della sanità, ci incontreremo tra qualche settimana per vedere gli effetti dei nuovi LEA sulle politiche sociali. È chiaro, soprattutto su quanto riguarda la non autosufficienza. Noi abbiamo, non autosufficienza significa malati gravi e gravissimi, che curiamo insieme sanità e sociale, ed è impensabile che questi due settori lavorino a compartimento stagno. È impensabile. I soldi non ci sono più e quei pochi soldi che ci sono vanno spesi con intelligenza, con efficienza e con efficacia. Allora vi do dei numeri, pure io. Allora, dal 13 novembre, scusate se mi accaloro, ma questa cosa a me mi manda proprio fuori di testa, perché vedere un distretto, cioè la metà dei distretti, 51 distretti, compresi i municipi di Roma, più della metà non spendere i soldi che la regione passa su queste cose, è veramente un massacro. Poi allora ci rimpagliamo le responsabilità, no? Colpa della regione che non passa i fondi, colpa del comune che non li spende, colpa di quello e colpa di quello, però di fatto poi chi ne fa le spese? Il cittadino. Allora il distretto che meglio funziona, il cittadino che ha la fortuna di vivere nel distretto che meglio funziona, ha i suoi diritti, si vede garantito i suoi diritti fondamentali. Il distretto che non funziona, è chiaro, ha il cittadino che si vede non garantiti i propri diritti fondamentali.